Oggi parliamo di cinema, diciamo così, posso dire cinema o preferisci documentari? Parliamo di cinema, abbiamo un regista che vi racconterà il proprio mondo, le proprie difficoltà, il proprio percorso per arrivarci. Sappiamo che nella nostra facoltà, oltre ad esserci anche dei corsi nei quali si parla di cinema, il cinema piace, ci sono anche diverse tesi. E quindi cogliete l'occasione per chi vuole poi affrontare questo mondo, peggio per lui, no? Diciamo, perché si dice sempre così, no? Peggio per lui. La settimana scorsa peggio per lui chi vuol fare giornalista, peggio per lui chi si vuole dedicare al mondo del cinema. Io mi taccio con questa presentazione, mi sono dilungato fin troppo, cedo la parola a Filippo Ticozzi per la lezione di oggi. Grazie mille Fabio, ciao a tutti. Due parole su di me, anche se insomma, senza autoincensarmi, però vi dico cosa faccio. E anche il nome, il perché questo titolo, no, della giornata di oggi, che mi pare che fosse filmmaking, l'autarchia quasi possibile. Allora, io nasco qui, cioè ho fatto lettere qua a Pavia, però poi mi sono laureato al DAMS anche se ho finito gli esami qui. Al DAMS di Bologna e poi per tanti motivi piuttosto tardi mi sono accostato al mondo dell'audiovisivo. Ho girato un po' di cose per la televisione, per programmi speciali del web, così sempre in forma documentaria, diciamo. E poi da un punto di vista istituzionale, diciamo, quindi lavori più su commissione, ecco. Invece dal mio punto, diciamo, per quello che riguarda il mio percorso, ho seguito una via parallela, molto personale, assolutamente indipendente, composta principalmente da cortometraggi di fiction, che poi ho abbandonato, e da docudrama, cioè quei documentari, quelli che in Italia vengono chiamati documentari di creazione, cioè i documentari che però hanno un'attenzione particolare come dire, verso il linguaggio dell'audiovisivo, tentando di usarlo in modo un po' estremo e particolare. Io potrei anche aver finito se avete qualche domanda, no? No, vi dico perché questo titolo, filmmaking, perché il filmmaking, che vuol dire, penso che voi sappiate l'inglese, filmmaker è quello che fa i film, quindi è un termine che può essere adatto un po' a chiunque faccia i film, a Salvatores come a Minervini. Non so se avete mai sentito questo regista. L'avete mai sentito? È un regista di adesso. Roberto Minervini. Stop the Pounding Heart, no? Va bene. Però oggi ha preso una valenza un po' più particolare. Cioè, filmmaker è colui il quale fa i film con poche persone o addirittura oggi si può da solo. Sempre meglio non farlo da solo, poi se volete vi spiego perché, però adesso c'è, diciamo, la possibilità di fare un film in pochissimi o da soli e avere un film di ottima qualità, soprattutto artistica, perché se scegliete di fare un film da soli vuol dire che non avete fatto una cosa commercialmente molto valida, quindi non avete trovato un produttore o comunque avete trovato un produttore kamikaze come voi, destinato assolutamente a fallire, ve lo dico subito, quindi non fate i produttori, fate i registi, che è più facile. E quindi abbandonate la via del cinema, diciamo, classico, del cinema mainstream, ecco, oggi si dice così, mainstream, che sarebbe il cinema che esiste ancora e che non è cambiato molto dagli anni 50, per dire, no? Prendiamo anche semplicemente qualunque commedia italiana con i vari Favino, commedia o questi film di Ospitek, per dire, no? Non so, Saturno Contro, questi filmoni che comunque non esisterebbero senza un budget, non esisterebbero senza l'industria cinematografica dietro. E un tempo, non molto tempo fa, devo dire la verità, diciamo anche fino agli anni 80, filmmaking, c'era la divisione tra filmmaking e cinema mainstream, era abissale, era proprio un modo diverso di vedere le cose. Ultimamente, grazie essenzialmente alla rivoluzione digitale, alla rivoluzione tecnologica, prima con le cineprese più piccole, quindi le 16 mm, le 8 mm, il video di maggiore qualità, l'SD, cioè lo standard definition, l'high definition, adesso siamo alle videocamerine 4K.
quella videocamera lì ho visto che è un HD, è una videocamera che penso che chiunque possa permettersi. Non va bene per fare i film perché mancano un sacco di cose, cioè tipo anche un audio decente così, però con una cosa così potete già permettervi di, infatti farete l'intervista, potete già permettervi di fare qualcosa. Quindi questo cosa significa in termini ampi? Significa che mai come nel cinema il cambio della tecnologia è un cambio di linguaggio, cioè dovete vederla da un punto di vista molto ampio, non solo arrivano le videocamerine, è tutto più facile, no, cambia proprio il modo di porsi verso le cose, no? Un esempio per tutti, voi pensate che quando vedete su Rai Storia quei documentari degli anni 50 dove intervistano le contadine, non so se avete mai visto, vanno a intervistare gli hippie, no? Nel 68, in realtà erano girati, voi fate conto, prendono il povero hippie che ha scelto di vivere nella cascina in Toscana da solo e farsi coltivarsi le sue patate e gli mettono tre proiettori in faccia enormi perché la pellicola non aveva la possibilità di riprendere con poca luce, ci sono tre persone almeno, anzi no, diciamo anche otto persone perché c'è il regista, quello che fa il fuoco della macchina, il tecnico che muove la macchina, due fonici, uno di produzione perché la pellicola costa 100 euro ogni 10 minuti, ve lo dico perché si gira ancora in pellicola, solo la pellicola, no? Poi c'è lo sviluppo, la stampa, le prove, è una cosa, il telecinema è, che è la possibilità di montare la pellicola in digitale. Quindi oltre a quell'intervista lì, oltre a costare qualche migliaio di euro quantificato, ma anche di più ad oggi, rende tutto estremamente innaturale, no? Ovviamente bisogna mettere quello in posizione, fargli tutte le prove di luci, lui sta lì a aspettare, poi a un certo punto deve parlare delle sue patate, sempre usando questo in modo ippesco, no? Quasi fosse colto per caso. Adesso molto semplicemente si può cogliere per caso, con le macchine, ad esempio con una macchinetta che è uscita grossa così adesso della Sony, è una macchina fotografica, adesso si gira con le macchine fotografiche e un registratore a parte, noi possiamo entrare in una sala praticamente buia, filmare uno vedendolo non con il night shot, quelle cose che ci sono sulle videocamerine, con una buonissima qualità, basta un fuocherello acceso, basta un, non voglio dire un fiammifero ma quasi, e noi usciamo con una ripresa fatta bene e cinematograficamente valida, ovviamente se abbiamo delle accortezze. Quindi questo ci porta ad esempio a avere un rapporto completamente diverso col soggetto, no? Che sia esso documentario o di fiction, perché penso che voi lo sappiate, insomma, che non c'è tutta questa differenza tra il documentario e la fiction, ci sono dei documentari completamente ricostruiti, no? Parlando proprio a livello basso, cioè di tecnica, come i famosi documentari di Jacopetti, che dovevano dimostrare una tesi, quando la tesi non andava, o si filmava la cosa che andava bene o se no si ricostruiva, si pagavano, ho portato anche un esempio, poi magari lo vediamo, si pagavano il villaggio africano per far finta che ci fosse una rivolta, no? Quindi quella, cosa c'è più di fiction? E ci sono dei film di fiction, come ad esempio, vi faccio nomi se poi avete voglia di cercarli, come Erzo, come i film di Herzog o di Kiarostami, per fare due nomi enormi, che invece, stando dentro una storia, una sceneggiatura, come dire, lavorano dentro le maglie di questa storia, a cercare qualcosa nel reale che possa aprire porte, no? Che possa, qual è lo scopo poi fondamentalmente del cinema inteso come opera d'arte? È trovare l'ineffabile, no? Perché se qualcosa è esprimibile col verbo, perché non dirlo? Chi se ne frega di, no? Di andare a vederlo con la cinepresa. La cosa importante del cinema è tentare, quando arriva a alti livelli, che Herzog e Kiarostami sono quella roba lì, di tutto questo per dire che la tecnica, un po' come, vi faccio un esempio, per un po' come è stata la pittura, la nascita della pittura d'olio, per la pittura, l'avvento delle tecnologie digitali e delle tecnologie, insomma, più leggere e più, come dire, performanti, usiamo questo termine orribile, non ha solo facilitato le cose, ma le ha altamente sviluppate. Dall'affresco all'olio, voglio dire, è nato il barocco, non ci sarebbe stato, no? Senza forse neanche il Rinascimento, senza la pittura d'olio, parte del Rinascimento. Pensate adesso, non so se avete fatto un po' di storia dell'arte così, pensate i chiaroscuri di Caravaggio o di Rembrandt, no? Cosa sarebbero fatti con l'acquarello, cioè hanno fatto anche quello loro, però sarebbe impossibile, no? Quindi questa è la questione fondamentale, oltre
Quindi la capacità di entrare in quello che è lo specifico filmico del cinema, che è cercare l'ineffabile attraverso il gioco continuo con il reale, no? Il reale inteso come nel senso più profondo, cioè non la realtà, non il fatto che io riprendo uno perché è vero, perché anche la letteratura fa questo, no? La letteratura deve essere credibile quasi per essere, diciamo, ad esempio il romanzo, non prendi letteratura in generale, deve essere comunque credibile. Quindi non bisogna confondere la realtà con il reale. Il cinema cerca di svelarlo, appunto di aprire porte, di aprire visioni, no? Visioni in movimento, la pittura le apriva, e anche la fotografia, le apriva altre percezioni, qui abbiamo addirittura anche la parola. Quindi il cinema è da un lato la somma di tutte le altre e dall'altro l'estrema negazione, no? Della somma di tutte le altre, perché è una cosa a sé. Questa tecnologia quindi ci permette di entrare di più nel reale e di farlo, e qui c'è un altro punto, un dolens del cinema, con pochi soldi. Costa sempre tanto fare un film, ve lo dico per esperienza, anche quando costa poco, costa. Sia solo il fatto che ci vogliono dei mezzi, che non basta una penna, non basta una tela. Però confronto a prima vi assicuro che c'è una differenza incredibile. Pensate solo alla questione della pellicola che vi ho detto, ora voi avete una schedina che costa 50 euro, 100 le più belle, e potete registrare un giorno, la scaricate e il giorno dopo la rimettete dentro, quindi avete margini su errori, potete rifare le scene 100 volte che non costa niente, no? E tutto questo ha permesso al cinema di, come dire, da un lato rimpicciolirsi, ma dall'altro anche di allargarsi. Nel contempo invece c'è stato quel cinema, che è il cinema mainstream, quello che vi dicevo prima, che invece ha perseguito sempre una sua linea, non è una critica, ci sono usciti dei film favolosi dal cinema cosiddetto mainstream, pensate al cinema americano, adesso non bisogna demonizzarlo sempre, il cinema americano fa dei capolavori che noi ce li sogniamo, noi quando stiamo su quel lato lì, però non ha mai cercato in quel senso lì l'innovazione. Fino ad oggi, in cui queste tecnologie appunto permettono anche a quegli autori di sperimentare. Quindi oggi è un momento importante perché queste due linee, cioè il filmmaking e il cinema mainstream, si stanno un po' toccando, si cominciano a dialogare, a scambiarsi cose, no? Un esempio molto banale, voi potete vedere, adesso non mi viene in realtà il film, però in un film... mi ricordo Michael Mann, no? Avete presente quello di, non mi ricordo i titoli, comunque è un grande regista di film d'azione americano, ha usato per fare una sequenza dell'ultimo film, scusatemi, adesso mi Black Hat si chiama, ha usato, se non sbaglio, 35 macchine fotografiche per fare una determinata ripresa, no? Un effetto che prima si poteva fare solamente in post-produzione, cioè col chroma key, cioè tipo, quella roba, adesso è difficile perché... partire, cioè tutte le volte spiegare mi perdo, però Sin City, avete presente Sin City, il film con Mickey Rourke, no? Che è tutto ricostruito, però è adesso un po' meglio, ma ai tempi era una spesa colossale. Lui con 35 Canon 5D, che sono le macchine che trovate pure dal fotografo qua fuori, macchine costose per l'amor di Dio, ma parliamo di 2000 euro, no? Voi pensate che una macchina da presa professionale non costa meno di 80.000 senza le ottiche. Lui ha messo 35, se non sbaglio, macchine fotografiche, è riuscito a fare lo stesso effetto perché le macchine hanno la definizione talmente alta ormai che non c'è questa grande differenza con il cinema, allora si usava, allora perché sono 3 anni fa, ormai i tempi cambiano velocissimamente, che era il cine alta, no? Che era comunque sempre HD con tante cose in più, ma per quella sequenza era sufficiente, erano sufficienti le macchine fotografiche. Quindi anche proprio io vi faccio l'esempio tecnico, ma per dire che pian pianino anche i linguaggi si vanno sposando. Quindi da un lato questo cinema e dall'altro il filmmaking, che è sempre stato, che è un po' quello insomma, al quale sono più appassionato, è sempre stato una via di mezzo tra amatorialità, semplicemente perché uno da solo, se non era estremamente innovativo, faceva dei filmini amatoriali, diciamocelo proprio chiaramente, oppure è sempre stato molto legato al cinema sperimentale, cioè a quel cinema che appunto indagava un po' come succede oggi, allora negli anni 60-50 era meno conosciuta, come succede con la videoarte, no? Cioè un'indagine del mezzo stesso, della sua potenza espressiva, del suo appunto cogliere l'ineffabile. Quindi adesso c'è questa cosa.
In tutto questo cosa succede? Se prima c'era, nel filmmaking no, se prima nel cinema, tutto questo per dirvi questo, se nel cinema mainstream c'era un'enorme una divisione estrema tra cinema documentario e cinema di fiction, che come vi ho detto però non c'è, perché è una questione di equilibri, perché appena voi fate un decidete di girare un documentario, voi decidete cosa inquadrare. Cioè se, e già questa è una scelta che implica un sacco di questioni morali, no? È ovvio che se fate un documentario sull'università, sugli edifici, le questioni morali si affievoliscono, direi. Però se fate ad esempio un documentario sulla pena di morte, scegliere chi intervistare, scegliere chi sentire, scegliere cosa riprendere, già quello è una questione che vi pone davanti a un dilemma enorme: o ve ne fregate, o volete arricchirvi, non lo so, oppure sostenere la vostra tesi, o altrimenti diventa un problema, dovete fare una scelta, ma sarà sempre una scelta faziosa. Quindi non c'è un documento, e la fiction, come vi ho già detto, fa l'opposto, però perlomeno dichiara di essere una fiction. Cosa succede? Questa incursione del reale che il filmmaking porta un po' di qui ha fatto nascere quello che al giorno d'oggi appunto si chiama documentario creativo, o più in generale cinema del reale, cioè questo è un nome veramente brutto, che però è un po' la, come dire, la marca del nuovo cinema indipendente che raggiunge anche alti livelli. Roberto Minervini, questo che vi ho citato, che ha fatto Louisiana, The Other Side, l'ultimo film, era comunque, ha vinto non so che premio alla Kenzen del realizzatore a Cannes, ha vinto una cosa a Venezia, Gianfranco Rosi, Il Sacro Graal, non so se l'avete sentito nominare, che è più un documentario, ma anche quello è molto finzionalizzato, altro termine orribile però che si usa oggi, ha vinto Venezia, cioè che un documentario vinca il Festival di Venezia è la prima volta, è, diciamo che un film che fa parte del cinema del reale, comunemente detto documentario, vinca il Festival di Venezia, è un evento in quel mondo da cui non frega a nessuno, però per chi fa cinema è importante, vuol dire che qualcosa sta cambiando e vale molto di più della vittoria di Fahrenheit 9/11 di Moore, che era invece una vincita ideologica. Qui è una vincita, è una rivalsa di linguaggio. Quindi sta nascendo questo cinema che forse è un po' più è più vicino all'arte in senso ampio, quindi pretende una riflessione maggiore, pretende un coinvolgimento emotivo, intellettuale maggiore, però comincia a essere alla portata di tutti, no? Questo facendo un discorso molto alto, scendendo in un discorso molto basso, permette ad esempio a un giornalista non solo di gestirsi da solo un servizio, come ad esempio, questo parliamo proprio della tecnica base, come ad esempio, non so se avete mai visto Report, io qualche volta l'ho visto, già un paio d'anni fa c'era sto giornalista che andava con la sua videocamera, la piazzava sul tavolino, che videocamera oltretutto tremendamente molto bella, e con due microfoni e faceva il suo servizio da solo, non so se ti ricordi. Adesso si è addirittura oltre, cioè c'è la possibilità addirittura di avere i movimenti di macchina da soli. È una cosa un po' azzardata, un po' inutile ancora, però insomma arriveremo sempre più avanti e arriveremo a avere quello che la Nouvelle Vague sognava, no? Non so se avete fatto storia del cinema, la Nouvelle Vague diceva la cinepresa deve essere come la penna per lo scrittore. Stiamo arrivando a quello, finalmente, no? Finalmente, che ci sono tantissime più potenzialità nel cinema, nel senso che la scrittura rimane forse ancora il modo di raccontare più grande, però il cinema, attraverso le sue restrizioni, cioè il fatto di avere per forza a che fare con un reale preesistente, cioè less is more, cioè il fatto di avere una grammatica minore, lo stimola a cercare di più. Allora, i soggetti, vabbè, diciamo quando sono personali. Quando sono personali non è che c'è una scelta vera e propria, arrivano, non so come dire, arrivano in tutti i modi, da una notizia sul giornale a un'idea, a un'ossessione che hai. Non c'è mai un messaggio, allora questo per me, ma in generale, però quando fai un film, ma anche quando scrivi, questo riguarda un po', cioè non c'è mai, se c'è non va bene, non c'è mai un messaggio che tu vuoi, è una, come dire, io la vedo così, un'ossessione, un globo oscuro, di solito io mi concentro su quelli, non su quelli troppo chiari, che vuoi cominciare a sondare, appunto,
ci provo, non è che poi lo faccio, però come dicevo prima, con questo mezzo che è il mio mezzo, e l'ho scoperto molto tardi, vuoi andare a vedere se questo mezzo apre delle porte, no? Ti permette di avere delle illuminazioni, però non delle spiegazioni, questo in generale. Poi ci sono mille sfaccettature, c'è il documentario politico, che diciamo che è quello più diffuso, che invece spesso persegue delle tesi, ma quando è buono invece anche quello cerca di analizzare, però a un livello più, mi permetto di dire, più meno difficoltoso, più concreto, però anche, cioè non ho niente contro il documentario. Ognuno ricerca i soggetti, cioè, ad esempio ho tre carissimi amici adesso che hanno fatto un film politico, però partendo da una cosa particolare. Uno di loro, una ragazza, è un giorno, ti racconto per dire, oltretutto uno di loro è pavese, però abita a Bologna. Ha conosciuto in Birmania, in questo villaggio, un villaggio remotissimo, fate conto l'ultimo dei posti dell'oltrepò pavese, in salsa birmana, no? Una cosa sperduta, dove la comunità gay, che era non solo accettata, in un paese senza troppi contatti con la civiltà, diciamo, ce li hanno, ma la comunità gay non solo era accettata e conviveva tranquillamente con loro, una comunità credo di pochissime persone ma veniva, uno di loro veniva considerato una sorta di tramite con gli dèi. È un soggetto, questo basta raccontarlo, cioè a volte hai una bomba che ti arriva lì, e loro hanno fatto un documentario su questo, è interessantissimo, loro sono molto bravi, però ad esempio loro fanno un cinema più verso il politico e lo seguiranno poi, perché saranno due parti, in lui che va anche alle elezioni, no? Poi non svelo troppo, anche perché è ancora inedito, il film uscirà adesso a novembre, quindi ho avuto la prima proiezione al LITFA, che è un festival degli accidenti ad Amsterdam. E per dire, ha scovato questa cosa, hanno deciso di fare un film su questo, comunità gay, che per noi saremmo al limite del queer, perché non sono solo omosessuali, si vestono da... E questa cosa del travestitismo è considerata dagli altri molto importante, no? È questo che porta verso, così, verso l'altro. E loro ci hanno fatto un film che io non ho ancora visto, ho visto solo alcuni frammenti, molto bello, e questo diventa subito un discorso ovviamente non solo di raccontare una storia fuori dal mondo, lontanissima, raccontarla bene, ma anche di fare un film politico, no? Non solo perché poi riprenderanno le elezioni, cose che non hanno ancora fatto, si fermano credo al matrimonio adesso, ma a un matrimonio, ma diventa un esempio, no? Una cosa che si chiama in letteratura, però non vedete scritto, si chiama sineddoche, no? La parte per il tutto. Io ho visto che funziona quando c'è dietro comunque un apparato che si occupa della comunicazione in modo efficiente, quindi dei professionisti, in poche parole. Io non ho mai neanche provato, perché non voglio sempre fare dell'ironia su una cosa che per me è stata fondamentale, questo film che si chiama Inseguire il vento, questo dei morti. Però cosa faccio il crowdfunding su un film sui morti? Deve esserci una cosa che coglie. Io conosco un sacco di gente, anche compresi questi registi, col film precedente, che è un film che su Gaza, che ha avuto un sacco di successo, che ho presentato anche qua a Pavia, qua nell'Aula 400 l'anno scorso, il crowdfunding gli ha portato pochi soldi, cioè gli ha portato, sì, cioè voi pensate un tema come Gaza, loro hanno fatto questo film che parlava della vita quotidiana, molto bello, della vita quotidiana dentro Gaza, è la prima volta, c'è un film dove non vedi la guerra ma la senti tutto il tempo dietro, no? Molto rispettoso, a giudizi, molto ben fatto. Quindi un tema forte, loro sono un gruppo, la maggior parte dentro tutti i movimenti possibili e immaginabili, dai centri sociali. E comunque so invece di altre esperienze, non so come, che hanno raggiunto in pochissimo tempo il loro scopo. Però erano sempre, devo dire, produzioni che avevano dietro comunque qualcuno che si occupava in modo così professionale di comunicazione. Questo magari mi puoi venire in aiuto anche tu. Cosa dici? Sì, bene. Ovviamente al di là dei casi eclatanti anche c'è un po' anche il mito del crowdfunding, cioè un po' in generale, perché poi se andate nei siti in realtà le donazioni poi non è che siano così esose in qualsiasi campo, e poi c'è sempre il discorso del premio che tu devi dare perché per chi ti finanzia e tutto quanto. Per cui visione abbastanza pessimistica. Però allora, infatti ho cominciato con la fiction, succede così che, questa è la mia esperienza, però può essere, io mi sono iscritto a Lettere, come dicevo, tirando calci e pugni,
non perché volevo fare l'insegnante, era proprio, non ho mai voluto fare, perché volevo scrivere, mi piaceva un sacco la letteratura, no? Io vengo da lì. Mi piaceva un sacco la letteratura, non mi andava di fare il critico, perché se vuoi scrivere odi, cioè odi nel senso non apprezzi, parto da lontano ma sarà breve. Solo che a un certo punto mi sono accorto che non scrivevo, cioè, che era, per me scrivere era una fatica, non mi piaceva quasi, ci ho messo tanti anni però, perché, beh, anche perché lavorare, insomma diciamo questo c'è anche un lato più personale, ero solo al mondo, dovevo anche lavorare, arrangiarmi, quindi ero un po' più lento. E dopo diverse esperienze che ho provato, quindi ho cominciato a cercare, lo posso dire adesso, allora ero un po' inconscio, un mio linguaggio. E a un certo punto, il cinema mi era sempre piaciuto, però il cinema a me piaceva, per dire, a me piaceva Fellini, Greenaway, quelle robe iperfinte, no? Cioè più astratto e più astruso era, quindi un po' il contrario del cristallino documentario, che è ambiguo proprio perché è cristallino, ma l'ho capito dopo. E quindi quando ho capito che quello poteva essere il mio linguaggio anche per fare, non solo per... Lì questa è un'attitudine mia, ho cominciato a fare proprio manualmente, no? Io non ho, un po' come nei giochini di Android, io continuo a mandare le mie truppe a suicidarsi perché non ho pazienza. Allora, visto che quando ho capito che fare un film voleva dire, magari aspettare, ho cominciato con la fiction, magari aspettare 2 anni per fare un corto, che poi il corto l'unica cosa che può fare è andare a un festival, e devi andare a un festival importante, che sono pochi nel mondo e arrivano 5.000 corti all'anno e ne prendono 30. Capite che ho detto no, allora facciamo questo percorso, visto che avevo intenzione di, non mi interessava il mezzo tecnico ma mi interessavano le sue possibilità, ho deciso di fare i primi corti di fiction un po', che poi va su internet un po', prima ho fatto l'aiuto sul film di un mio amico, non ho fatto scuola, ho fatto una piccola scuola ma era dopo l'università, ma era una cosa, persone molto in gamba, ma era uno di quei corsi brevi, praticamente inutili. Però ho conosciuto questo, ho fatto l'aiuto e intanto ho conosciuto un po' di troupe. Ho chiesto alla mia troupe se voleva aiutare, alla troupe lì, se voleva aiutarmi. Gli è piaciuto il soggetto e ho fatto il primo corto di fiction, che però ha già aperture surreale, con 3.000 euro. È un corto che è andato bene, non è andato ai festival più grandi del mondo, però è andato bene. E poi depressione, perché dice va bene, finito il giro di festival, sei esattamente come prima. Ho fatto il secondo corto. È andato meglio, ho trovato i soldi, è stato un po' più difficile, era un corto un po' più classico, e lì ho capito che invece mi interessava più quando ti apre sul reale. Il primo corto era girato con un ragazzo con dei problemi psichici, un non attore, e funzionava molto, anche lui ha vinto un premio, figuratevi, un premio come miglior attore in un festival all'estero, non mi ricordo più, in Austria, figurava, è vero che gli austriaci sono strani, però... E da lì ho cominciato, nel frattempo lavoravo e per lavorare sfruttavo la mia capacità tecnica che avevo acquisito, quindi facevo lo spottino, facevo il documentario istituzionale, il documentario era molto facile istituzionale, cioè fai le interviste, riprendi le scene live, no? Per fare una cosa, cioè se vuoi fare la presentazione di un'associazione, io ne ho fatte tante in giro per il mondo, che oltre a fare un viaggio interessante, conoscere delle realtà, in sé tu vai, riprendi, con una tecnica che deve esserci, però non troppo, cioè la tecnica del linguaggio base o poco più, riprendi, poi fai le interviste ai protagonisti, scegli chi intervistare e poi monti queste cose. Un lavoro lungo, non troppo noioso, anche piacevole. E quando sono arrivato al secondo corto ho detto, cavolo, mi interessa questo linguaggio qui, che usavo per lavoro. Quindi ho cominciato a prendere un po' quello che usavo nella fiction, che era comunque aperto verso il reale, e a portarlo nel documentario. Ho fatto il mio primo documentario, diciamo, in cui c'era un'attenzione al linguaggio più forte, che è andato malissimo, nel senso che è stato un disastro, però alla fine della sua, l'hanno rifiutato tutti i festival, alla fine me l'ha preso un grosso festival, uno solo, e mi ha fatto contento questa cosa, allora ho proseguito. Io vi parlo di festival, voi magari non lo sapete, lo dico tutte le volte, ma per un autore indipendente il festival è la vita, perché... il festival più importante è più c'è il riscontro critico e basta, cioè non è che c'è un riscontro economico, però cominci un po' a, come dire, a far sentire il tuo nome, cominci a prendere magari dei punti anche quando cerchi di preprodurre un film, perché un film, allora, Inseguire il vento è un film che ho deciso di fare da solo perché nessuno mi seguiva, perché volevo farlo da solo, perché è una mia scelta lavorare da solo.
il più possibile, io non voglio nessuno, per me è importante, ha dei limiti tecnici, è venuto bene, lo dico io mio malgrado, perché comunque ho imparato a fare un po' tutto, è un film che ha costato, spese vive 2000 euro, ma è costato 10 mesi di lavoro, quindi voglio dire, il prossimo film che farò comunque in due persone, cioè io e due assistenti, scusate, che ha preso i fondi al MIBAC, al Ministero, quindi sono molto contento, costerà intorno ai 15.000 euro, che è quello che dà il MIBAC, ne dà, no, costerà, scusate, intorno ai 20.000, che è quello che dà il MIBAC. Poi ci saranno, in realtà, queste sono le spese vive, poi ci sono le spese di post-produzione, ma vi assicuro che non sono tante. Se il film deve cominciare ad essere, avere una, come dire, essere poi, cioè innanzitutto è finanziato dal Ministero, quindi deve, tu non puoi sbagliare, deve avere delle sicurezze. Io nel mio film ho detto, la va o la spa. Quest'ultimo invece devo avere delle sicurezze, io devo portarlo a casa, è un film girato in Uganda, non è proprio girato a Roma, no? Quindi devo partire con delle sicurezze, semplicemente fare un'assicurazione per una troupe che va in Uganda non te la fanno 200 euro, perché semplicemente fare la dislocazione del materiale, non sto parlando di chissà che, vuol dire prendere un hard disk ogni tot giorni e mandarlo col corriere più sicuro che c'è, che sono 150 euro a botta, io sto giù un mese, fate che lo faccio solo anche due volte la settimana, sono 1000, cioè fanno in fretta 15.000 euro a sparire, tant'è che vado giù io, questa volta avrei voluto un minimo di troupe, perché è un film difficile, poi perché sono in Uganda, insomma, è proprio, e invece avrò un locale là e un assistente che viene dall'Italia, e basta, e poi ci sono io, e poi ci sarà dopo vabbè, il montaggio e anche altre spese. Il film io credo che arriverà a costare, se non sbaglio, sui 35.000, però è una docu-fiction, una via di mezzo tra, è un, quella roba lì, un documentario creativo, però per dirvi che è veramente, cioè, dipende da un sacco di variabili, perché il cinema, sì, è vero che ha a che fare col reale filosofico, ma ha a che fare anche col reale pratico, cioè se io vado lì e mi si rompe la cinepresa, io il film lo devo portare a casa, quindi io devo prevedere, e infatti scendiamo con due cineprese, ma io una la devo affittare, una ce l'ho, no? E sono, adesso scusa, ho preso una deriva diversa da quello che mi avevi chiesto tu, però torniamo alla tua domanda, che era come faccio a, ecco, cioè, al documentario ci sono arrivato così, cioè a un certo punto ho deciso di applicare quel linguaggio lì, anche di entrare più nel reale, che mi sembrava più interessante, che comunque il cinema si nutre di quello. Quindi ha un lato pratico fortissimo, soprattutto nel, appunto, perché prevede i costi, no? Se io decido di inquadrare loro due davanti, capisco, e poi dopo fare un totale, capisco che luci mettere, quando metterle, quale inquadratura girare per prima. Voi sapete che i film non si girano quasi mai in sequenza, no? Cioè la sceneggiatura non è mai, parto dalla scena 1 arrivo alla scena 100, ma giro magari la 3, la 7 e la 150, poi giro la 1, l'ultima e 3 in mezzo, perché va a location, per il semplice fatto che si risparmia. Cioè se ho 4 scene ambientate qui, una all'inizio, 2 in mezzo e una alla fine, non è che tutte le volte torno qui con la troupe, rimonto tutto, io faccio il set qui e giro la prima, la 72, la 75 e la 100 qui. Quindi far l'attore, parentesi, non è così neanche facile di cinema, no? È un mestiere un po' da psicotici, un pochino sì. È anche molto noioso il cinema. È noiosissimo, non avete idea, si passano le ore a, per un regista, io le mie poche esperienze di fiction, cioè ti viene l'ulcera perché stai lì a aspettare che tutti montino, poi intanto provi, poi magari la prova va male, il giorno prima è andata bene, però devi girare, il produttore che ti dice abbiamo ancora 7 minuti e 35, come? No, non si scappa perché sennò scatta l'orario per i tecnici, e tu documentare un po' più, insomma, ti fai un po' più gli affari tuoi, e per me quello è, non è per far meno, anche se è meglio, però è proprio, è una questione anche di osservazione più importante. Ecco, lo storyboard si può usare o non usare, ad esempio io non amo, al di là del lato industriale, che quello è fondamentale credo, anche i registi che non lo usano hanno gli storyboarders che glieli scrivono, perché vanno dati alla produzione. Michelangelo Frammartino, non vi chiedo più se lo conoscete, che ha fatto Le Quattro Volte, che è un film strepitoso italiano di 3 anni fa, non so se lei, che ha vinto Cannes, è un film ambientato tra le capre in Calabria, beh, è un film della, cioè, pazzesco, però l'ambientazione è quella, cioè se uno guarda l'ambientazione della trama è l'anima di, di un uomo che passa in una capra, in un albero e nel carbone, punto, questa è la trama, è un capolavoro, e lui fa dei disegnini
ogni tanto disegno un architetto, è un genio assoluto per me, avrà 50 anni, quindi è giovane, e poi ha una adesso che è diventato molto bravo, ha una persona che gli scrive, che poi per presentare, il progetto va presentato e bisogna leggerlo perché rimane ancora quel mezzo lì che gli scrive il, diciamo, il progetto, ma lui non lo fa, ma non è per come dire, per snobismo, per fare così il figo, è perché non gli rovina la visione della cosa. Fa un cinema molto particolare, molto visivo, e quindi questo è un cinema indipendente, però ha comunque una persona, perché questa cosa va presentata ai commissioning editor, che sono quelli che magari delle televisioni che finanziano estere, perché in Italia queste cose non le vedete. No, in realtà Rai 5 passa un po' di delle belle cose, però all'estero c'è Arte su tutti, ZDR in Germania, sono i due canali per il cinema d'autore. E quindi si può scegliere di usarlo, di non usarlo. Io personalmente non lo uso, io perché mi condiziona, non riesco a pensare al film a priori, appunto per questa, come dire, passione per il reale che si deve in qualche modo così rivelare in quel momento. Quindi io di solito immagino un punto di vista, ma ho un'immagine anche un po' astratta in mente, e mi immagino spesso, questo sì, devo ammettere, il tempo dell'inquadratura, che per me è importantissimo. Io uso molti piani sequenza, sapete, cioè il fare una cosa che di solito si fa in più inquadrature, farla in una, no? E quindi così ho questi pensieri, poi ovviamente lì c'è il mestiere, se la cosa vedi che non funziona, ovviamente le cosiddette inquadrature di copertura, che sarebbero immorali, perché vuol dire aver paura di fare le cose, ma a volte servono. E quindi sostanzialmente non la scrivo, oppure metto un appunto, tipo io amo di più quello che specificare quello che non voglio, ecco, questo per me è importante. Quello non succede mai, ti hai mai sentito, magari puoi dire ho messo un tassello, io quando ho finito questo film, questo qui dei morti, insomma, lo chiamo così, Inseguire il vento si chiama, e sapevo di avere, non mi ero tolto nessun sassolino dalla scarpa, però sapevo che era qualcosa e più di così non potevo fare. Poi sul fatto della, poi c'è il montaggio, comunque non dimentichiamoci che le tre fasi sono la scrittura pre, il girare, che forse è la cosa più importante, ma poi c'è il montaggio, che è una riscrittura, cioè è molto di più che l'editing, per dire, in scrittura. Il montaggio al cinema, soprattutto nel documentario, è a volte stravolge il film. Il mio film ad esempio è stato stravolto poco, ma stravolto, quindi stravolto poco vuol dire molto modificato, e quindi quello non viene mai. Invece c'è invece più un lato, diciamo, perché anche di questo io ho parlato forse troppo astratto sulle mie cose, ma c'è anche un lato più commerciale. Ad esempio io faccio anche per forza, come posso, ho due figlie, devo anche portare a casa lo stipendio, faccio spesso altri lavori, no? Ad esempio adesso ho appena girato un documentario che fra poco è in montaggio, e oltretutto un documentario che mi appassiona anche abbastanza, su dei musicisti, non posso dire di più perché c'è una sorta di, così, di segreto finché non esce, e lì posso dire che sono soddisfatto perché volevo raccontarli e basta, non era una cosa mia, perché deve essere una cosa che poi forse va in TV, che comunque ha una distribuzione, deve piacere un po' a tutti, quindi mi devo mettere dalla parte anche un po' del pubblico. E lì posso dire che sono soddisfatto, posso già dirti, ci sono stati dei problemi di luce, proprio ti dico una cosa tecnica, però ho avuto quello che volevo, però è una cosa più come per uno scrittore, gli danno un articolo su, che ne so, sull'Expo, e lo fa bene, magari usando un po' il suo stile, ma usando anche un po' le arti del, così, la tecne, no? Avete fatto tecne, sapete cos'è? Cioè le arti, la tecnica.